E allora io comincerei raccontandovi un po' chi è questo ragazzo cresciuto che avete davanti, che si chiama Giuseppe Cederna. Innanzitutto Giuseppe Cederna è un attore, come sono tutti gli attori, viaggia, è un viaggiatore, ma è un attore un po' particolare perché è molto viaggiatore, non è solo un nomade come sono. Adesso per esempio noi siamo ospiti di un centro culturale a Pistoia che ha in qualche modo creato un centro di accoglienza culturale, vedete tutti questi libri, sopra c'è una foresteria, ha ospitato attori famosissimi, molto più famosi di me, personaggi internazionali e ha ospitato proprio qualche ora fa Daniel Pennac, il grande scrittore francese che ci ha sfiorato e continuava la sua tournée italiana, andava a Napoli. Ma la cosa bizzarra e singolare di questo giorno oggi che è io questa sera sono qui, ospite del Funaro, perché fra qualche ora ci sarà il mio spettacolo, tratto proprio da un libro famoso di Pennac, Storia di un corpo. Quindi Pennac è arrivato qui, è partito. Noi siamo arrivati qui e mentre io sto parlando a voi, nella sala accanto dove poi passeremo velocemente, i tecnici stanno preparando la scena e le luci per lo spettacolo di questa sera delle 9, appunto Storia di un corpo. Un monologo su cui ho lavorato molto tempo e di cui sono molto contento perché sembra scritto apposta per me. E che vuol dire? Vuol dire che mi piace moltissimo farlo. E parla molto, è scritto da un altro scrittore, ma sembra appunto che parli della mia vita, è la storia di un uomo da 12 anni fino alla sua morte. E forse interpretare Storia di un corpo di Pennac a 65 anni, riflettendo come si riflette, crescendo e diventando grandi, su a che punto sono, come sta questo mio corpo. E poi mi sono toccato il microfono, ma non importa, questo fa parte della storia. Interpretare uno spettacolo che parla, sì, della vita che passa, del tempo che passa, dei ricordi, di cosa siamo stati, di cosa ci portiamo di quello che siamo stati in quello che siamo adesso, beh, insomma, aiuta a sentirci un attore fortunato che fa proprio, che in qualche modo ringrazia di essere arrivato e di poter mettere in scena, raccontare delle storie che parlano profondamente di lui, del suo percorso, ma non solo di me, naturalmente della vita dell'uomo. E questo è un po' che fa l'attore. Mi verrebbe da dire, va bene, vi dico chi è Giuseppe Cederna, appunto, un attore, un viaggiatore, ho anche scritto dei libri, ma io mi considererei adesso più che altro un narratore di storie, un trasmettitore di belle parole, di incontri. Io viaggiando in treno moltissimo dall'altra parte del mondo, in Italia, incontro molte persone e sono spesso colpito dalla bellezza e dalla stranezza di questi incontri. E quindi, appunto, scrivo, è molto importante per un attore ascoltare gli altri, oltre che riflettere su se stesso. È un'avventura veramente interessante e complessa. C'è l'attore distratto, c'è l'attore concentrato solo su se stesso, che guarda sempre il suo ombelico, che ha un ego. No, io ho anche io un ego smisurato, sennò forse non farei l'attore. E allora ho compagni, amici e delle voci interiori che mi dicono: aspetta, ascolta la vita degli altri, cerca di andare in profondità. Smettila di pensare solo a te stesso. Sì, ok, questa sera sarai in scena, devi concentrarti e sei tu il centro dell'energia. Però la bravura di un attore e la bellezza della persona che tu vorresti, in qualche modo, l'apertura della persona che vorresti essere, invece si fa di altre cose anche, appunto, del rapporto con il mondo. E allora, sì, raccontare questo mondo, narrare le storie. E soprattutto ho scoperto una grande passione per la poesia, che è spesso considerata qualcosa di difficile, di complicato, di complesso, che invece è il modo con cui alcuni poeti, appunto, riescono a parlare e a dare voce a tutto quello che anche noi sentiamo, ma a trovare
qualcosa di più profondo, qualcosa di più misterioso, una piccola illuminazione. Ecco, la vita è fatta di grandi o piccole illuminazioni, e i poeti, gli scrittori, a volte gli attori possono aiutare a raggiungere queste illuminazioni, a farle proprie, a fare più ricca la vita. Cosa deve fare un attore se non cercare di essere il più bravo, che vuol dire il più aperto possibile al mondo? Non è così spesso. Sappiamo che attori bravissimi sono persone qualsiasi, povere, chiuse, un po' grette, egoiste. Pazienza, è così l'essere umano. Sappiamo che scrittori di cui leggiamo dei libri che dicono questo scrittore ha capito tutta la vita, poi lo incontriamo e invece purtroppo è attaccato al suo successo, rovinato dall'ego. E quindi buona fortuna, buon viaggio a tutti. Ciao.